non ha fatto niente, non sa niente e si sentirà peggio se tu gliela fai. Quindi comunque deve essere uno che fa il metodo. Allora, vi insegno una cosa, mi devo ricordare di dirla a quelli del primo turno. Potete sempre provare a usare le mani fantasma. Legarmi con Roberta, non so come mai. Scusa, non ho Ho capito. pensato di legarmi con Roberta. Adesso vediamo cosa riesce a fare. Ti stavo spiegando le mani fantasma. Cosa sono le mani fantasma? Allora, io magari sono alta 1,50 m e devo fare l'armonizzazione a una persona che è alta 1,80 m. Quindi, come faccio? Faccio così e faccio le mani fantasma. Faccio le mani fantasma che vanno sulla sua testa e le percepisco quello che c'è sulla sua testa. Oppure non voglio chinarmi più di tanto perché ho mal di schiena a fare la fontana e devo stare chinata, c'ho mal di schiena, faccio le mani fantasma. Oppure le mani fantasma vuol dire che vanno fino a terra e tirano su l'energia con le mani fantasma. Oppure voglio prendere l'energia della terra, posso fare con le mani fantasma che tirano su l'energia, capito? Quindi questo è un trucco che potete usare per se non arrivate sopra una persona. Se non vi volete piegare, se una persona è malata e non riesce a stare in piedi, si può fare la procacca sdraiato. Vi ricordo che la parte attiva per una persona malata è più importante di ricevere la procacca, perché nella posizione attiva tu combatti, nella posizione passiva tu stai là e ricevi. Quando uno è malato deve stare nella posizione attiva, non deve stare nella posizione passiva. Quindi quando uno è malato, paradossalmente dovrebbe essere l'insegnante, dovrebbe avere più possibilità di insegnare, di fare l'insegnante piuttosto che fare lo studente. Ma di base vi ricordo che il metodo non nasce per curare la gente, assolutamente. Non ci pensate di fare il cane, il gatto e qualunque cosa, ok? Perché non nasce per guarire gli altri. Ovvero nasce per chi lo fa per autoguarirsi e gestirsi, ma non nasce per curare gli altri. Alessandra, scusa, se è possibile non fa ritardare, solo se non fa ritardare, si può vedere ancora il filmato una volta per memorizzare bene tutto? Scusate perché sto leggendo la chat. Certo, se la persona è malata fai le stesse cose davanti come hai fatto dietro, quindi fai procacca fontana, procacca fontana, procacca fontana. Certamente, quindi quando ritorni al corpo, invece di ripartire con la procacca, fai la fontana e poi parti con la procacca. È come la schiena, se vuoi aggiungere una fontana. Alessandra, ma bisogna fare tipo testimone come radiestesia, siccome si è lontani? No, assolutamente. Basta la tua mente se conosci la persona. Se non la conosci, attraverso il telefono tu sei comunque connesso, quindi non c'è bisogno del testimone. Io non l'ho mai fatto. Io ho fatto sempre un disegnino per terra e alla fine non ho fatto manco più il disegnino perché tanto le persone le conoscevo, le visualizzavo per terra all'inizio, punto, stavano là. Quindi non vi preoccupate più di tanto perché tanto sta il telefono, la persona ti parla, adesso faccio la fontana, adesso faccio questo, adesso faccio quell'altro, quindi tutto sommato siete collegati. Si potrebbe usare piuttosto questa, Non ho pensando capito. il disegno, usare il disegno al posto della persona, così è più facile in uno spazio ristretto.